Bene, allora iniziamo puntualissimi per questo ultimo appuntamento del secondo ciclo di webinar organizzato dalla CIRF assieme al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno. Purtroppo abbiamo dovuto, diciamo, per diverse vicissitudini, rimandare questo ultimo appuntamento, ma ci tenevamo a chiudere con un argomento estremamente attuale e che riteniamo particolarmente importante per la realizzazione, diciamo, di strategie di riqualificazione fluviale o di interventi, diciamo, di riqualificazione fluviale, che è quello dei contratti di fiume. L'abbiamo messo in coda inizialmente in maniera mirata, proprio perché i contratti di fiume e diciamo, tutta la cornice di coinvolgimento e di pianificazione e di programmazione e di realizzazione e poi di azioni che sono legate ai processi partecipati dei contratti potrebbero costituire, diciamo, il contesto ideale proprio per realizzare, diciamo, dei progetti di riqualificazione fluviale. Vedremo, il titolo tra opportunità e criticità, riassume, diciamo, in un qualche modo, la posizione della nostra associazione rispetto ai contratti di fiume, quindi con delle potenzialità, diciamo, che forse fino adesso non si sono pienamente espresse in Italia. Io farò una brevissima introduzione come sempre, dopo di me parleranno due dei massimi esperti di contratti di fiume in Italia, Massimo Bastiani, coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, e Dario Chian, che è il responsabile dei contratti di fiume per la Regione Lombardia, diciamo, per ERSAF, che gestisce numerosi, diciamo, contratti di fiume in Regione Lombardia. Come sapete, come sanno, diciamo, tutti quelli che si occupano di contratti di fiume in Regione Lombardia, è uno, diciamo, è un soggetto che per primo, tra i primissimi in Italia, ha puntato fortemente su questo strumento, quindi con un percorso molto interessante dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista realizzativo. Io, come vi dicevo, faccio una breve introduzione. Fatemi sapere, o anche semplicemente con qualche gesto, mi fate sapere se la presentazione è partita, se si vede. Sì, ok, si vede. Ok, perfetto, grazie Mariolina. Allora, questa è una slide molto nota, trita e ritrita. Diciamo, chi segue i seminari del CIRF probabilmente l'avrà vista tante volte, però insomma, mi sembra comunque attuale, mi sembra abbastanza chiara per dire che i fiumi sono, appunto, oltre ad essere ecosistemi particolarmente complessi, con diverse dimensioni e con elevata variabilità nel tempo e nello spazio, sono anche dei luoghi in cui si concentrano interessi che sono tutti meritevoli di attenzione, ma che sono interessi anche spesso tra di loro contrapposti. Appunto, attività fruitive, diciamo, ricreative. Peraltro, all'interno, diciamo, di ciascuna di queste sezioni ci possono essere le sottosezioni, di nuovo, appunto, in lieve contrasto da loro. Quindi io ho riportato come attività ricreative l'immagine di canoisti, ma insomma, se ci fosse stato, ci potevano stare dei pescatori, ci potevano stare, diciamo, dei bird watcher, queste tre categorie, diciamo, che fruiscono il fiume, vogliono dal fiume, diciamo, delle cose completamente diverse e ambiscono ad avere un fiume differente. Le attività produttive, esigenze ovviamente di mitigazione del rischio idraulico, dei valori culturali, quindi ci sono dei portatori di interesse che magari ambiscono a conservare alcuni elementi
del paesaggio o a vedere, diciamo, un tipo di fiume che gli ricorda un certo tipo di identità culturale, le esigenze dell'agricoltura drammaticamente attuali in questo momento. Quindi i fiumi sono stati utilizzati e servono, secondo alcuni, diciamo, per fornire acqua e mantenere alcune colture, le esigenze, diciamo, alcune esigenze specifiche come quella della produzione idroelettrica, anche queste abbastanza all'ordine, all'attenzione oggi, ho esigenze, diciamo, normali, normali per me, diciamo, di mantenimento degli equilibri ecosistemici e quindi di valorizzazione della biodiversità. Quindi trovare delle scelte di governo, diciamo, dei fiumi che mettano d'accordo tutti i portatori di interesse non è davvero facile. Ed è per questo quindi che i fiumi sono effettivamente, diciamo, degli ambiti in cui si generano dei conflitti appunto fra obiettivi che sono più o meno quelli che abbiamo visto, conflitti fra i diversi pescatori di interesse, anche appunto conflitti fra gruppi sociali, alcuni interventi del modo con cui sono stati gestiti i corsi d'acqua in Italia, no? Fino adesso in una maniera, diciamo, con una lente che guardava semplicemente molto vicino, quindi con degli interventi che magari risolvevano un problema molto locale, ma senza occuparsi delle conseguenze che questo intervento poteva avere in altri ambiti di bacino, quindi conflitti fra Monte Valle o conflitti appunto fra oggi e domani, cioè alcune scelte che vengono fatte probabilmente assolvono a degli obiettivi o a dei desiderata, diciamo, di chi vive adesso lungo il territorio fluviale, ma non guardano minimamente a come questo territorio fluviale verrà lasciato in futuro. Questo tema non è un tema chiaramente esclusivamente italiano, è un tema che riguarda appunto in generale i corsi d'acqua ed è per questo che nascono sostanzialmente i contratti di fiume. I contratti di fiume superare un po' come si dice, anche in parte, come dire, i fallimenti o alcune criticità della pianificazione classica, proprio perché anche la pianificazione territoriale seguiva dei confini amministrativi, dei confini giurisdizionali che non sono quelli di un fiume, che appunto non ha spesso la complessità, diciamo, ecosistemica di un fiume. Nascono in Francia, probabilmente non a caso, nel senso che la Francia ha una tradizione storica di partecipazione, diciamo, di richiesta di partecipazione. Lo fanno proprio appunto è lì che nasce il termine di contratto di fiume, è lì che nasce il primo contratto di fiume sul bacino della Tour all'inizio, diciamo, degli anni Ottanta, e nasce proprio perché i cittadini vogliono avere un peso proprio nelle scelte e nella definizione delle scelte dei propri territori fluviali. Altre esperienze, diciamo, dalla Francia si estendono. Questa, diciamo, è un'immagine, come vedete, di giugno 2022, quindi l'esperienza dei contatti di fiume in Francia sta continuando, ma ripeto, è un paese in cui i processi partecipativi sono considerati un aspetto essenziale della democrazia ambientale. Si estende, dicevo, più o meno negli anni 90, anche in Belgio, soprattutto nella Vallonia. Non so, diciamo, nella presentazione l'etichetta Belgio, che è un po' la parte centrale della nostra slide. E oggi anche lì, insomma, ci sono numerosi contratti di fiume. Anche arriva, diciamo, si comincia a parlare di contratti di fiume fine anni 90, 2000 in Italia nel 2004, poi Bassani e Chian mi correggeranno se sbaglio, ma nel 2004, diciamo, si firma il primo contratto di fiume in Italia, che è il contratto di fiume dell'Olona Bozzente Lura, e attualmente diciamo, dal 2000 in poi questo strumento, come dicevo, assume una importanza sempre maggiore, cioè sempre più attenzione anche in Italia. Nasce il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, che è un'esperienza estremamente interessante, proprio perché
unisce le voci dal basso in molte delle attività, a cominciare dai primi convegni nazionali diciamo, sui contratti di fiume, sono organizzati per iniziativa e con la spinta del tavolo nazionale, quindi in qualche modo anche in Italia, ripeto, che sale forte dal basso. Poi adesso esiste anche, come molti di voi sapranno, un Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume che è gestito e finanziato dal Ministero dell'Ambiente, quindi in un qualche modo un salto istituzionale. I contratti di fiume sono entrati nella normativa e quant'altro. Di questo, diciamo, vi parlerà sicuramente di più e meglio di me Massimo Bastiani. Ah no, ecco, c'era il Belgio, una presentazione non avevo messo io volontariamente. Nel grafico vedete quindi la testimonianza, diciamo, un po' della crescita di questo strumento. Nel 2012 i rettangoli blu sono il primo censimento che aveva fatto il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. Nel 2021 invece un censimento, credo ancora non definitivo, fatto appunto a dicembre 2021 dall'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, quindi un numero, come vedete, enormemente cresciuto, soprattutto per i contratti di fiume. Cioè non solo per i contratti di fiume attivati, in realtà anche per quelli che effettivamente sono giunti ad una sottoscrizione. Ora, i contratti di fiume in un qualche modo anticipano qualcosa che poi è in realtà previsto nella normativa, anche se, ahimè, poi nell'uso comune della pianificazione non sempre viene rispettata, diciamo, nel modo con cui non viene attuato, nel modo con cui il legislatore europeo l'aveva pensato, cioè sia la direttiva alluvioni che la direttiva quadro sulle acque immaginano, diciamo, tanto una fase di informazione, una fase di consultazione che deve essere in un qualche modo assicurata, e una fase invece di coinvolgimento attivo che viene, diciamo, incoraggiata dalle due norme. Ma, diciamo, questo tema del coinvolgimento attivo è diventato sempre più intenso e sempre più cogente, anche in riferimento alla definizione del nuovo ciclo, diciamo, di programmazione. È stato sollecitato più volte, diciamo, dalla Commissione di programmazione, intendo i piani di gestione per le autorità di bacino distrettuali. È stato, diciamo, come dire, delle carenze sottolineate dalla Commissione, è stata proprio una mancanza di partecipazione nelle scelte per quanto attiene alla valutazione del primo ciclo dei piani. Quindi, diciamo, nel secondo ciclo anche le autorità di bacino distrettuali sono state invitate in maniera decisa ad incrementare appunto la partecipazione, incrementare sia l'organizzazione che la partecipazione, scusate, delle autorità di bacino a questi processi. Quali sono le opportunità? Perché abbiamo detto tra opportunità e criticità? Il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale ha da sempre, diciamo, tra i suoi capisaldi il tema proprio della partecipazione. E quindi noi crediamo fortemente nella partecipazione, appunto pensiamo che un progetto di riqualificazione fluviale, un percorso di riqualificazione fluviale debba essere giocoforza partecipato e debba mettere sul tavolo più saperi tecnici e non tecnici, quindi tutto quello che un contratto di fiume fatto bene, diciamo, dovrebbe avere. E pensiamo che il contratto di fiume, ripeto, si è organizzato bene, quindi se non invece specchietto per l'allodole, se non partecipazione finta, consenta di attivare, diciamo, alcuni dei passaggi che sono essenziali per realizzare un'autentica riqualificazione fluviale.
Uno di questi, ad esempio, è la valutazione delle alternative che può essere fatta effettivamente avendo intorno al tavolo tutti gli attori che consentono di tenere in conto effettivamente i diversi valori e i diversi saperi, tanti che stanno intorno, diciamo, a un bacino fluviale, che stanno intorno, diciamo, a un territorio fluviale. Il fatto di valutare le alternative consentirebbe quindi di avere, ripeto, tutti i portatori di interesse vicini, consente effettivamente di applicare delle misure che sono potenzialmente delle misure win-win, quindi superando quegli ostacoli, diciamo, artificiosi, quelle contrapposizioni, se vogliamo, artificiose che avete visto in parte nella prima slide, che sono tali soltanto quando non c'è dialogo e quando non c'è condivisione delle competenze e delle conoscenze. Ma ormai, come avrà imparato, diciamo, chi ha seguito i nostri due cicli, esistono una serie di soluzioni e di strumenti che consentono effettivamente, laddove le situazioni locali siano favorevoli, di ottenere, diciamo, dei benefici diffusi, quindi di realizzare degli interventi che siano realmente multiobiettivo. Chiaramente all'interno, diciamo, del consesso di un contratto di fiume questo dovrebbe essere particolarmente possibile. Ma realizzare un contratto di fiume significa anche, secondo noi, utilizzare tutte le energie che si mettono facendo partecipare, ripeto, tutti gli attori, compresi quelli privati o che dovrebbero partecipare, anche per effettivamente guardare, a una visione strategica. Quello strumento che si chiama piano strategico, che è previsto all'interno delle linee guida, ad esempio, che ha scritto il Ministero con l'ISPRA, con la partecipazione di molte associazioni, di molti esperti, tra cui anche qualcuno di noi del CIRF, e che quindi definiscono una serie di passaggi che sono passivi nel percorso di contratto di fiume, che quindi prima della firma del contratto individua un documento strategico. Bene, e i contratti di fiume dovrebbero avere la forza, secondo noi, di delineare delle strategie effettivamente di lungo periodo, delle strategie che quindi non guardino solo all'oggi, ma utilizzino, diciamo, l'oggi per arrivare effettivamente a un domani realmente migliore. E quindi il contratto di fiume, che, ripeto, riunisce conoscenze, riunisce competenze, riunisce soggetti con responsabilità e anche soggetti con risorse economiche, potrebbe puntare, ad esempio, a realizzare dei progetti molto ambiziosi. Io qui, insomma, ho riportato un possibile progetto come quello della eliminazione delle barriere, quindi di dighe o di qualunque tipo, diciamo, di interruzione. L'ho fatto un po' perché di recente c'è stato un grande convegno in Portogallo per il CIRF, è andato il nostro direttore Andrea Coltara e ci ha riportato il convegno, diciamo, proprio su Open Rivers, quindi focalizzato su tutto quello che si sta muovendo in Europa proprio su questo tema, e ci ha riportato un quadro abbastanza desolante per quanto ci riguarda, nel senso che in tanti paesi si stanno realizzando iniziative di questo tipo, e in Italia invece siamo ancora al palo. E ripeto, ci sono in queste occasioni, ne riporto una, diciamo, un esempio ormai un po' datato, della eliminazione di una briglia in Finlandia all'interno anche di un'area urbana. Questo, ad esempio, è un progetto ambizioso che è stato fatto ovviamente con i tempi giusti, quindi con un processo partecipativo molto lungo, con una valutazione, diciamo, criteriale delle alternative. È stato fatto proprio all'interno di un processo che non si chiamava contratto di fiume, ma ne aveva tutte le caratteristiche, perché è un processo partecipato molto molto ampio, e realmente, diciamo, un processo partecipato vero, in cui diciamo, i portatori di interesse sono stati coinvolti fin dall'inizio, in maniera, diciamo, decisa. Hanno scelto, appunto, di salvaguardare alcuni valori invece che altri, in un qualche modo. Infine, le criticità. Se
Sebbene queste siano le potenzialità, diciamo, dei contratti di fiume, la mia impressione, comunque diciamo un po' l'impressione dell'associazione, è quella che molto spesso invece i contratti di fiume siano stati un po' trattati male e siano un po' tirati per la giacchetta. Come sempre succede quando uno strumento assume una visibilità, un'importanza sempre progressiva e quando su questo strumento ci sono dei finanziamenti, si arriva se sono finanziamenti in crescita, si arriva, ahimè, sempre a un bivio, cioè da una parte c'è una grande occasione perché appunto ci sono i soldi per fare le cose, dall'altra parte invece c'è il rischio di mantenere lo status quo semplicemente con un vestito un po' diverso. Quindi il rischio che vediamo e che ahimè ha caratterizzato secondo noi molti di quei contratti di fiume che sono stati annunciati, avviati, ma che poi non sono stati sottoscritti e probabilmente anche qualcuno che è arrivato in fondo è stato sottoscritto, ma poi non è partito veramente, è che i contratti di fiume si trasformino soltanto in una sorta di azionificio, no? In una sorta di lista della spesa in cui vale il concetto, ahimè, dominante, diciamo, negli ultimi anni è la cantierabilità, quindi il contratto di fiume è un treno sul quale si salta in stazione o in corsa e si rimette in gioco una progettualità vecchia, una visione polverosa, vetusta dei corsi d'acqua senza immaginare effettivamente, senza avere una strategia, ma semplicemente io ritiro fuori dal cassetto un progetto forse di 20 anni fa, questa può essere l'occasione buona per farmi la finanziaria. Quindi continua a guardare al fiume in maniera miope, in maniera localistica e non a scala di bacino e non con una scala temporale differente. E ancora sono pochi, diciamo, i contratti di fiume che sono utilizzati o per reiterare, diciamo, alcune pratiche di gestione, di manutenzione, che sono spesso deleterie e certamente non sono sempre necessarie, oppure per la realizzazione, diciamo, di azioni in buonissima fede, che guardano, diciamo, ad alcuni aspetti del fiume, ma non all'aspetto centrale, fondamentale, almeno per noi, ma è un aspetto, diciamo, che è riportato, ripeto, anche nelle linee guida scritte dal Ministero, il fatto che il contatto di fiume punti al miglioramento, diciamo, dello stato ecologico dei fiumi. Quindi il fiume in quanto tale rimane un po' troppo sullo sfondo, un po' troppo lontano, come in questo caso la piuma Amendolea che vedete nella foto grande, e le risorse sono concentrate su degli aspetti collaterali che sono importanti, possono essere, diciamo, altrettanto importanti, ma che vengono chiaramente valorizzati e assumono la loro forma migliore se il fiume sta bene, se il fiume sta sempre meglio. Non vi voglio però lasciare, diciamo, con un messaggio negativo, o perlomeno, diciamo, io chiudo in chiaroscuro, chiudo in agrodolce, ma passo la parola appunto a Massimo Bastiani prima, che ci dirà qual è lo stato attuale, diciamo, dei contratti di fiume in Italia e soprattutto quali sono le opportunità, le possibilità che ci vengono poi offerte dalla prossima programmazione. E dopo Massimo, diciamo, Dario Kian, che invece appunto ci farà vedere delle esperienze di successo di una regione che sta cioè, con un processo, diciamo, molto lungo, sta affinando i suoi strumenti gestionali e amministrativi e di progetti che sono effettivamente, diciamo, dei progetti ambiziosi, strategici e che puntano al miglioramento dello stato di qualità del fiume. Quindi io interrompo la mia condivisione e lascio la parola a Massimo Bastiani, che ripeto è anche il coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. Grazie, grazie mille Giuseppe. Vado a condividere la mia presentazione. Credo che tu abbia dato molti stimoli sicuramente alla discussione, quindi anche molti elementi di riflessione.
Vorrei partire da qui, Massimo, scusami, Massimo, prima prego, della tua partenza aggiungo solo una cosa, che voi prego, potete scrivere come sempre le domande in chat. Noi le raccogliamo, le facciamo alla fine, le passiamo ai nostri due speakers. Grazie Massimo, per andare. Figurati. Dicevo, oltre al fatto che in un bacino fluviale persistano più interessi e che questi interessi molto spesso, anche in maniera molto banale, immaginate l'esempio, mi è capitato tra l'altro su un fiume italiano, di verificare il fatto che fosse utilizzato per delle gare di canoa e l'acqua non ci fosse più perché veniva utilizzata per altri scopi, tra l'altro nel momento in cui veniva organizzata una competizione internazionale. Quindi a volte anche molto banalmente gli interessi sull'acqua possono improvvisamente confliggere tra di loro. Ci sono poi degli interessi molto più strutturati, che sono gli interessi, diciamo, di quegli attori che attraverso la pianificazione e la programmazione possono concretamente incidere o variare l'assetto di un territorio fluviale, per esempio. Ora, questa secondo me, questa bella riflessione di Piccinato, siamo nel 1951, quindi diciamo non molti anni fa, ma non è cambiato nulla. In realtà Piccinato indicava la problematica del fatto che tutti in Italia in particolare pianificassero, dai ministeri ai comuni, province, regioni, sanità, eccetera, con il rischio che queste pianificazioni fossero tutte distaccate tra di loro. Ecco, diciamo che uno dei primi problemi alla base delle riflessioni che fanno nascere in Italia i contratti di fiume è proprio questo, cioè ci troviamo in un momento in cui abbiamo una tecnologia che nemmeno sognavamo un po' di anni fa, ci troviamo in un momento in cui attualmente ci dicono ci sono anche delle risorse, molte risorse disponibili, abbiamo una legislazione ambientale che è assolutamente avanzata, eppure le problematiche si ripropongono sempre le stesse. E come mai? Probabile che questo, nella nostra interpretazione, che questo derivi in buona parte anche dall'incapacità di avere una governance degli interventi, una capacità coordinata di intervenire per migliorare le criticità. Quindi in buona sostanza c'è sempre il rischio che le azioni di uno vengano coperte dalle disazioni o delle azioni contrarie da un altro. I contratti di fiume hanno anche un altro assunto, in particolare in Francia nascono un po' così, nascono proprio con l'idea di porre l'attenzione non tanto alla pianificazione delle città, perché in quella pianificazione di cui vi parlavo prima le città sono al centro, nella pianificazione urbanistica i territori rurali sono segnati con un retino bianco, sembra un indistinto, quindi nemmeno degno di pianificazione. Ecco, e lo stesso vale in buona sostanza anche per le aree fluviali, per le aree umide. I contratti di fiume propongono da un punto di vista culturale e generale innanzitutto un'inversione di rotta, cioè le trame verdi e blu del territorio sono gli interventi regolatori anche per la città. Quindi la pianificazione della città non può prescindere da un'attenzione appunto a queste trame verde e blu. I contratti di fiume partono da un principio in qualche modo etico, cioè che la qualità dei beni comuni e pubblici avvantaggia tutti. Di conseguenza il loro deterioramento penalizza tutti. Le comunità locali non possono essere escluse dalla responsabilità di una gestione diretta delle risorse naturali come fiumi, laghi o mari. Perché? Perché una responsabilità in qualche modo delegata diventa anche una delega della capacità di interagire rispetto a quella difficoltà. Molto spesso si sente dire io pago le tasse, quindi è lo Stato che deve intervenire su questo, non considerando che poi la maggior parte degli effetti o del successo di una politica virtuosa dipende dal comportamento di ognuno di noi. Quando si parla di contratto di fiume in maniera abbastanza generica ci riferiamo al fiume, al territorio fluviale, ma in realtà
si intendono anche le sue declinazioni più ampie, quindi lago, la costa, aree sotterranee, aree umide, lagune, insomma ci sono tantissimi esempi che si sono già sviluppati in Italia. Che cos'è il contratto di fiume? È un accordo basato su principi etici, appunto, quella della responsabilità collettiva rispetto ai beni comuni. È un accordo tecnico-finanziario tra partner pubblici e privati che possono avere una gestione, possono intraprendere una gestione comune e globale su una scala di unità appunto idrografica coerente, il contratto di fiume. Come tavolo nazionale abbiamo tentato fin dal 2007 di coalizzare un po' le forze dei contratti di fiume italiani. Mi piace definire il tavolo nazionale come una comunità di pratica e di apprendimento, cioè nel tavolo nazionale appunto si fanno delle esperienze, ma anche si comunicano le proprie esperienze. È curioso ricordare che nel 2007, quando nasce il tavolo nazionale dei contratti di fiume, nello stesso anno il Trattato di Lisbona trae un assunto fondamentale per tutto quello che è l'azione che attualmente si sente sempre più sostenere, cioè che è quella dei progetti di comunità, la famiglia alla quale i contratti di fiume appartengono. Il Trattato di Lisbona ci indica che le decisioni devono essere prese nella maniera più possibile aperta e vicina ai cittadini. Questo principio indica che le decisioni devono essere prese più vicino possibile a dove quelle decisioni hanno il loro effetto. Questi principi sono stati nel bene o nel male, pur con le criticità che Giuseppe ci sottolineava. Attualmente ci sono in Italia circa 200 contratti di fiume attivati, 50 sono stati sottoscritti, tutti i piani di gestione italiani prevedono appunto, fanno riferimento ai contratti di fiume, la maggior parte se non la totalità di regioni e province autonome hanno legiferato sui contratti di fiume o hanno inserito i contratti di fiume nei loro atti di governo e molte da quella che è stata un po' l'analisi fatta dall'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume che nasce nel 2018 proprio per all'interno del Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica, per sostenere proprio questo sviluppo dei contratti di fiume anche a livello, diciamo, governativo nazionale, si rileva che molte regioni stanno già investendo nei contratti di fiume e che le azioni dei programmi di azione hanno già trovato in molti casi attuazione grazie appunto a fondi che sono stati appunto trovati, che sono stati in qualche modo posti per quest'uso. Ora qui c'è ovviamente una criticità probabilmente, cioè il fatto che i contratti di fiume più delle volte non trovano poi alla fine del loro processo di programmazione la capacità di attuarsi, perché non c'è ancora, e lo dirò poi più esplicitamente nella mia slide finale, non c'è proprio questa capacità di interazione forte tra la programmazione per esempio delle regioni, la programmazione nazionale, ma ancora più semplicemente la programmazione territoriale rispetto a quelle che sono appunto le possibilità che vengono offerti da processi decisionali aperti come quello dei contratti di fiume. Nel 2015, con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e di ISPRA, il tavolo nazionale ha fatto un lavoro che ha impegnato più di 35 esperti o personaggi, insomma, comunque coinvolti fino a quel momento nei contratti di fiume italiani per trovare appunto un'armonizzazione dei processi. E ne è uscita questo documento, Definizione dei requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume, che è in questo momento, diciamo, la linea guida per lo sviluppo, da un punto di vista metodologico, per lo sviluppo dei contratti di fiume. Alla base di questa metodologia, come ci indicano molto, molto chiaramente gli amici francesi, c'è la diagnostica partecipativa. Ecco,
Perché? Perché quella che noi chiamiamo analisi conoscitiva preliminare integrata è alla base di qualsiasi processo. Io non posso essere responsabile di un bene se non lo conosco. Molti dei nostri giovani, in questo senso devo fare un plauso all'amica Cristiana Venari nella Regione Lazio, perché proprio a partire ha fatto un'azione che partiva proprio dalle giovani generazioni, portando avanti una campagna del tavolo nazionale che è il contratto di fiume dei bambini e delle bambine, la conoscenza dei fiumi e di quelle che sono le potenzialità e le problematiche deve partire fin dai bambini, insomma deve essere un'educazione continua, se no si rischia di dire appunto, come spesso ci si sente dire, sai che il fiume, quale fiume? Cioè, molti non sanno, c'è un famoso scrittore abruzzese che scriveva, no? I ragazzi del bar non sapevano che sotto di loro scorreva un fiume, perché non ci mancano dei pezzi rilevanti della nostra conoscenza storica, quindi se ci manca questo, ci manca anche la capacità poi di essere responsabili e di reagire. Quindi la diagnostica partecipativa è sicuramente uno dei punti pregnanti di un processo di contratto di fiume. Sempre nel 2015 viene inserito in quello che è il cosiddetto collegato ambientale alla legge di stabilità, quindi nel codice dell'ambiente successivamente, i contratti di fiume in un articolo che è il 68 bis, che viene, ed è un caso abbastanza unico, devo dirvi, credo, nella legislazione italiana, viene accettato il testo che era stato discusso e in qualche modo approvato all'interno dei lavori del tavolo nazionale dei contratti di fiume. Non secondario si parla di volontarietà. Quindi una legge che dice non devi fare questo perché sei obbligato, ma devi fare questo perché ti conviene farlo, credo che sia abbastanza unica nel quadro giurisdizionale italiano. I contratti di fiume nascono anche per dare attuazione alle politiche europee. Questo c'è scritto molto chiaramente nel documento delle definizioni e requisiti qualitativi di cui parlavo prima, ma si traspare in maniera profonda anche dalla legge, dall'articolo 68 bis. Ecco, in particolare i contratti di fiume nel dare attuazione alle politiche europee guardano proprio all'integrazione delle politiche, in particolare ai progetti, ai famosi progetti integrati, cioè la possibilità di lavorare non tanto per agire per, come si è fatto ad oggi, separatamente quando si pensa al dissesto idrogeologico piuttosto che alla qualità delle acque, ma tentando di integrare a livello strategico più tematismi. Questo ragionamento è stato poi raccolto in qualche modo anche nello Sblocca Italia, che all'articolo 7 definiva proprio la necessità di destinare una quota del 20% destinata alle regioni proprio agli interventi integrati. Ecco, e qui purtroppo c'è un'altra criticità. Scrive Erasmo D'Angelis nel suo libro Fuori dal Fango, quando era coordinatore Italia Sicura, quindi uno di quelli che hanno voluto questo articolo, dice l'articolo 7 è stato fatto per i contratti di fiume. Però, ecco, e qui vi invito tutti a una riflessione: per una ragione o per l'altra i contratti di fiume non sono stati messi in condizione di poter portare avanti, se non in pochi casi, forse ce ne racconterà qualcuno Dario Chian, però tranne pochi casi non siamo stati, il mondo dei contratti di fiume non è stato messo in condizione di proporre questi progetti integrati. Perché? Perché, come diceva Giuseppe Dodaro prima, si tende molto spesso a tirar fuori i progetti che sono nel cassetto da 10 anni e dargli una spolverata e spacciarli per quello che non sono, piuttosto che dare fiducia e dare spazio appunto a interventi che nascono dai contratti. Nel 2020 voglio segnalarvi una importantissima risoluzione che esce dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, approvata all'unanimità, quindi con nessuna opposizione. Quindi vuol dire che credo anche questo che è abbastanza unico sul fatto che i contratti di fiume possano risolvere e affrontare le problematiche, siamo tutti d'accordo.
Ecco, e questa risoluzione punta su alcuni nodi. Uno, che sia dato spazio all'attuazione dei contratti di fiume nella nuova programmazione e che i contratti di fiume trovino spazio come strumenti di manutenzione idraulica sostenibile. Quest'ultimo punto trova soddisfazione nell'articolo 36 ter del decreto legge del 31 maggio 2021 convertito in legge con la 108 del 2021. Sono le misure di semplificazioni, accelerazioni per il contrasto al dissesto idrogeologico che indicano che gli interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sotto bacini possano essere appunto portati avanti anche attraverso i contratti di fiume. Quindi questo è un primo recepimento di quella risoluzione. Nel frattempo in Europa è andato avanti il concetto dei progetti di comunità, cioè in attuazione di quella che vi citavo prima, che è il Trattato di Lisbona, cioè portare le decisioni dentro le comunità locali, in particolare con l'obiettivo strategico di Policy 5, un'Europa più vicina ai cittadini. Nell'accordo di partenariato, nella versione, in realtà non è 17 gennaio, ma è la versione del 10 giugno 2022, insomma, anche grazie al lavoro che è stato fatto all'interno del tavolo nazionale, siamo riusciti, e dall'osservatorio ovviamente nazionale dei contratti di fiume, si è riusciti ad avere una finestra aperta molto importante per i contratti di fiume proprio sull'accordo di partenariato, e dove si dice che saranno valorizzati nella nuova programmazione interventi, iniziative progettuali di tutela ambientale fondate sugli strumenti partecipativi come i contratti di fiume o altri strumenti volontari. Oltre all'accordo di partenariato, che avrà i suoi riverberi appunto chiaramente su quello, ci auguriamo, su quello che riguarda la programmazione in particolare delle regioni, e qui anche un'altra criticità che molto spesso rileviamo, cioè le regioni in molti casi dicono sì, belli i contratti di fiume, però poi non ci investiamo perché altre sono le priorità, come se appunto nei contratti il ruolo e il partenariato delle comunità locali fosse secondario, come se fino ad oggi le politiche verticistiche e autoritarie di intervento idraulico sui territori, di interventi sulla natura, di interventi sulla qualità dell'acqua, in realtà avessero risolto tutti i problemi. Non li hanno risolti. A distanza di anni ci troviamo, dicevo prima, sempre con gli stessi problemi. Quindi probabilmente quando fallisce in qualche modo una pratica, quando una società fallisce, si ricomincia da capo, si sceglie un'altra strada, non si insiste a riproporre appunto schemi che si sono dimostrati fallimentari. Stiamo tentando di avere una voce, dare voce ai contratti di fiume anche nel piano strategico nazionale della PAC 2023-2027. In realtà qualcosa si era mosso anche nella programmazione, al ciclo di programmazione precedente, sia a scala nazionale con le infrastrutture irrigue che vedevano una premialità per i contratti di fiume, ma anche nei programmi di sviluppo rurale appunto di qualche regione. Abbiamo avuto recentemente un'audizione alla Commissione Agricoltura del Senato sulla possibilità appunto che i contratti di fiume entrino in molte voci. Ecco, poi vi lascerò questa presentazione a disposizione, ma abbiamo fatto una disamina di tutti i punti che potrebbero in qualche modo all'interno del Piano Strategico Nazionale vedere i contratti di fiume lasciare ai contratti di fiume un ruolo importante, per esempio contribuire misure che dicono all'obiettivo specifico 6, contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat, i paesaggi, oppure migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, obiettivo specifico 3, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, insomma
Diciamo che i contratti di fiume sono già richiamati in diversi punti del piano strategico nazionale, però noi ora ci aspettiamo che da parte delle regioni che vengano nei piani di sviluppo rurali regionali, che insomma questi punti che vi sto mostrando siano recepiti e diano possibilità concrete. Vado alla conclusione. Quindi i contratti di fiume si sono, a mia opinione, attivatori e attrattori di politiche e attuatori di politiche pubbliche. Possono migliorare le politiche pubbliche e possono attuare le politiche pubbliche. Questo è un po' quello che deriva dall'esperienza che stiamo facendo con i contratti di fiume. Un'esperienza che parte da un cambiamento culturale. Insomma, io ricordo nel 2007, quando è partito il tavolo nazionale, che di fiumi in Italia si parlava abbastanza poco. Avere appunto 200 contratti di fiume, secondo me, è già un cambiamento radicale, una crescita del capitale sociale nazionale sul quale siamo intervenuti. E se ci danno appunto la possibilità, io credo che i contratti di fiume non fanno chiacchiere, ma sono in grado proprio di attuare appunto miglioramenti nell'attuazione appunto delle politiche. Però per fare questo che cosa deve succedere? Essenzialmente deve succedere che le politiche pubbliche in qualche modo stabiliscano, accettino che i contratti di fiume, non solo in via teorica ma anche in via proprio operativa, che i contratti di fiume possano, attraverso i programmi di azione, essere strumenti per territorializzare politiche di area vasta, per rendere più presenti alla scala locale appunto delle istanze che sennò rimangono generali. Per fare questo appunto ci deve essere una programmazione delle politiche pubbliche e anche dei fondi strutturali che deve essere condivisa e deve tenere conto dei processi partecipativi e di governance locali. Ecco, infine, l'attuazione di queste misure, l'attuazione dei programmi d'azione, come sta già è successo in Francia e come è successo in Belgio, può dare una forte spinta al miglioramento delle politiche pubbliche. Cioè, nel momento in cui io sperimento alla scala locale quelli che sono degli interventi appunto di attuazione anche delle direttive europee, ecco, in quel momento lì io posso verificare anche come aggiustare il tiro e rientrare in un loop virtuoso che può consentire appunto a tutti di dare il loro contributo. Dico a tutti, perché in questo momento credo che nessuno possa tirarsi indietro. Cioè, non, come tutti noi subiamo le conseguenze, ora c'è un grande allarmismo giustificato per quello che sono la desertificazione e la carenza idrica, ci tocca a tutti. E perché, mi domando, non è responsabilità di tutti? E perché tutti non possono essere messi nella condizione appunto di poter contribuire a salvare in qualche modo questo pianeta? Grazie. Oh, Massimo, grazie mille, grazie davvero. Una ricostruzione storica, te che sei uno dei padri, diciamo, dei contratti di fiume in Italia, anche, diciamo, una buona prospettiva di quello che succederà in futuro. Devo dire che, diciamo, faccio un solo richiamo a quello che hai detto rispetto, diciamo, agli interventi integrati. Ovviamente quella norma aveva un respiro ampio, quindi io non dobbiamo dare ai poveri contratti di fiume responsabilità e colpe che non hanno, quindi non sono molto d'accordo con Erasmo D'Angelis, cioè nel senso che è una norma non pensata per i contratti di fiume, ma per invertire ovviamente la modalità di pianificare in Italia, per dare un'attuazione reale e non solo formale a quello che già la direttiva alluvioni dice. Poi ovviamente i contratti di fiume potrebbero essere, come abbiamo detto più volte, e so che tu sei d'accordo, i consessi ideali per pensare appunto gli interventi integrati, per essere capaci appunto di immaginare degli interventi integrati. Sì, pensiero integrato e azione integrata. Esatto, però appunto non è, e ovviamente
Il pensiero integrato non ce l'ha chi deve pianificare in Italia, no? Cioè fatica ad averlo chi deve pianificare, quindi è ovvio che poi bisogna trasferirlo a una platea più ampia di stakeholders con, diciamo, con i tempi dovuti. Io passo la parola a questo punto a Dario Chian, che, come vi dicevo prima, è un ingegnere ambientale, si occupa di pianificazione delle acque da molti anni e da un po' è il responsabile dell'attuazione, diciamo, dei processi di contratti di fiume per ERSAF, per Regione Lombardia, ma appunto, a proposito di integrazioni è un ingegnere dalle ampie vedute, che si occupa anche di progetti innovativi in altri settori della gestione delle risorse idriche, e gestisce anche uno dei responsabili del progetto LIFE integrato Gestire, si occupa invece di pianificazione e miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie all'interno dei siti Natura 2000 della Lombardia. Quindi, diciamo, una persona che la visione ai diversi aspetti ce l'ha, non a caso, quindi secondo me è coinvolto, diciamo, in questo ruolo per i contratti di fiume. Dario, ti lascio la parola. Grazie Giuseppe, grazie della presentazione, è anche troppo. Io cerco di coordinare il gruppo di lavoro contratti di fiume ormai appunto da una decina d'anni. Condivido anch'io lo schermo. Allora. Dovreste vederlo. Datemi un cenno di conferma. Sì, lo vediamo, sì, Dario. Non in modalità presentazione, ma lo vediamo. No, adesso dovrebbe arrivare in modalità a schermo intero, ok? Perfetto. Grazie, allora grazie. Intanto buonasera a tutti. Ringrazio sia Giuseppe che Massimo per i loro interventi, in quali ho ritrovato molti, molti spunti e molti aspetti, sia nelle parti, diciamo, di successo, ma come sono, diciamo, solito cercare di analizzare le criticità, e condivido le criticità che entrambi i miei illustri predecessori hanno evidenziato sul processo contratti di fiume. Come diceva Giuseppe, io seguo nel coordinamento dei contratti di fiume in ERSAF. ERSAF è un ente, diciamo, di Regione Lombardia, un ente tecnico di Regione Lombardia, e diciamo, il mio gruppo di lavoro, non sono ovviamente da solo, c'è un gruppo di lavoro abbastanza nutrito e multidisciplinare, ma lo vedremo dopo. Ha appunto il compito di fornire diciamo, il supporto tecnico-scientifico al processo contratti di fiume in Regione Lombardia, a tutto campo vuol dire dall'elaborazione di documenti tecnici più complessi al recall telefonico prima degli incontri con gli attori del territorio. La prima cosa che vorrei condividere con voi è un po' il quadro dei contratti di fiume in Regione Lombardia. Come giustamente ha ricordato Giuseppe, nel 2004 viene firmato il primo contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura. Da allora, diciamo, i contratti di fiume si sono sviluppati e in particolare sono partiti appunto da Olona, poi a seguire Seveso, e poi l'Ambro settentrionale, e questi tre sono promossi direttamente dalla giunta regionale. Questo non vuol dire che non hanno una attenzione molto forte al coinvolgimento e alla partecipazione di tutti gli stakeholder, però diciamo, la giunta regionale ha in qualche modo sottolineato
la decisione di investire in questo tipo di processo e già dal 2004 ha istituito quello che era anche il cosiddetto team tecnico di contratti di fiume presso ERSAF, che è appunto la mia struttura, che ha supportato e che supporta tuttora adesso i tre contratti di fiume che hanno come soggetto coordinatore Regione Lombardia, che sono Olona, Bozzente, Lura, Seveso e Lambro Settentrionale, ma poi fornisce anche un supporto esterno, qualora dovesse essere utile, di indirizzo tecnico, anche agli altri contratti di fiume che sono nati da esigenze più del territorio, esigenze più dal basso cosiddette, no? E quindi ricordo Mincio, Adda Sopra la Quale, fiumi importanti, ma anche Bardello che fa anche sorridere, ma è secondo me un segnale molto interessante vedere un fiume che è in totale 12 chilometri, un fiume piccolissimo che ha però una funzione ecosistemica fondamentale per la funzionalità e la biodiversità di un tratto, di una porzione di territorio piccola ma significativissima. Bardello è l'unico emissario del lago di Varese e che sfocia nel Lago Maggiore. E poi a seguire ne sono nati altri, è nato il contratto di fiume Lago di Varese e altri che sono al momento avviati. Dei motori che ha portato i territori come Mincio, Adda, ad avviare un processo di contratto di fiume è stata un po' la percezione del fatto che il contratto di fiume, Olona, Valseveso, Lambro, in qualche modo iniziavano a funzionare e cominciavano a raccogliere quelle che erano le esigenze, cioè i territori percepivano che all'interno del processo contratti di fiume si poteva iniziare a esprimere la propria esigenza e la propria voce. E questo è anche una spiegazione che ci siamo dati noi, poi analizzando un po' il processo in questi ultimi quasi 20 anni, del motivo per cui c'è questo forte stacco di tempo, no? Perché in fondo dai primi anni 2000 i primi progetti, i primi contratti di fiume dal territorio nascono sostanzialmente nel 2015. C'è una forte richiesta di qualità delle acque, una forte richiesta di qualità anche del fiume, di riscoperta del fiume. E questo fa sì che i territori vedano nel contratto di fiume e nel percorsi che ha tracciato Regione Lombardia un'esigenza. Con quali strumenti? Una prima criticità che è emersa anche nelle disamine precedenti è stata il passaggio da un elenco della spesa, un elenco di interventi, a un progetto di territorio. Allora, questo è uno delle criticità che ovviamente io condivido e sul quale abbiamo iniziato a lavorare e una ipotesi di soluzione a questo è l'inserimento di quello che è denominato progetto strategico di sottobacino. A cosa serve sostanzialmente questo progetto strategico di sottobacino? L'obiettivo sostanzialmente di definire un assetto idromorfologico che fiume vogliamo con ovviamente la partecipazione di tutti, ma tenta anche mettere su una stessa tavola temi che notoriamente sono temi che sono trattati in, passatemi il termine,
settori diversi, assessorati diversi, tavoli diversi, il rischio idraulico, la qualità delle acque, la fruizione, la gestione sostenibile delle acque meteoriche. Allora, il progetto strategico di sottobacino, che non è un piano diciamo tradizionale, non è incardinato nella struttura della pianificazione urbanistica o territoriale, diventa uno strumento, diventa un punto di riferimento proprio perché unisce o tenta di unire quelli che sono la gestione delle acque con la gestione, con la pianificazione territoriale urbanistica. E questo è lo strumento che dal 2015 si sta via via sviluppando, e vedremo poi più avanti la sua evoluzione, che dal 2015 sta tentando proprio di superare uno di queste criticità, cioè il passare dalla lista della spesa, quindi da quello che è dal punto di vista formale il contratto di fiume, ovvero un accordo quadro di sviluppo territoriale che ha un programma delle azioni, quindi un elenco di progetti, a quel punto questo elenco di progetti ha bisogno però di essere un elenco di progetti coordinati, deve diventare non un elenco di progetti ma un progetto di territorio, un progetto a scala di bacino. Il progetto strategico di sottobacino, che è anche riconosciuto dalla legge urbanistica regionale all'articolo 55 bis, diventa in questa maniera il punto di riferimento. Non è uno strumento di vincolo, ma è veramente un strumento di guida. Cosa contiene al suo interno? Gli elementi abbastanza classici. Il non classico è come vengono costruiti, cioè gli elementi strategici, cioè la vision e i macro obiettivi, vengono costruiti con un percorso completamente partecipato. Ovvio, per costruire un progetto strategico di sottobacino, il primo nel 2015 in Lura ha mosso i primi passi, ci abbiamo messo quasi 4 anni, poi via via abbiamo cominciato a imparare come supportare i territori, ma i territori stessi hanno cominciato a capire molto di più come interagire, che avevano la possibilità di esprimere. L'ultimo nato, che è anzi l'ultimo nascente, che è quello di Olona, Bozzente, Lura, costruisce tutto dal processo partecipato, quindi la vision, quali sono gli elementi che i territori ritengono fondamentali. E qui ricordo la slide che ha fatto vedere Massimo Bastiani, cioè possono crearsi dei conflitti, ma anche Giuseppe ha accennato a questo elemento, cioè allora occorre cominciare a condividere qual è la vision, quali sono i macro obiettivi, e qui costruiamo il che cosa voglio cambiare. Qui costruiamo, in questo passaggio, qual è il punto di arrivo e condividiamo il punto di arrivo. Ma questo percorso non ci basta. Non ci basta perché un progetto strategico non può restare tale se non ha una traduzione operativa, concreta, che vada, a volte i miei colleghi mi criticano, noi abbiamo bisogno delle ruspe, ma abbiamo bisogno sempre di ragionare con i piedi nell'acqua. Quindi i piedi nell'acqua vogliono dire quali sono gli obiettivi operativi che mi servono per declinare i macro obiettivi e che mi servono poi per costruire il piano delle azioni. Quindi questi due elementi, quindi l'elemento strategico di visione, di assetto di scala ampia e di lungo periodo, a sua volta declinato però anche in una concretezza e di una anche puntualità sia locale che di tempo. Tutto questo supportato, naturalmente spiega
il tentativo di cerniera fra pianificazione urbanistica e gestione delle acque. Questa cerniera si ritrova anche nel gruppo tecnico. Il gruppo tecnico è un gruppo interdisciplinare di bravissimi professionisti che che rappresentano le principali discipline, e in più abbiamo la possibilità di affondi specifici quando siano necessari, quindi pianificazione strategica, ecologia fluviale processi partecipativi costituiscono un po' la base stabile, con approfondimenti che possono essere di natura geologica, forestale, gestione delle acque meteoriche, qualità delle acque, eccetera. Un percorso che è nato appunto questo del progetto strategico di sottobacino, che nasce con il LURA nel 2015 e poi si sviluppa con il Seveso, quindi progetto strategico di sottobacino LURA, progetto strategico di sottobacino Seveso, che hanno come caratteristica quella di partire ovviamente da una pianificazione più tradizionale, sono territori piuttosto ampi che vengono declinati per sottoambiti. Questa declinazione per sottoambiti però in qualche modo non ci soddisfaceva, avevamo bisogno di allontanarci un po' dalla pianificazione tradizionale, perché non era l'esigenza non è duplicare un PTCP, un piano territoriale, l'esigenza è di veramente costruire uno strumento utile. Nell'esperienza successiva di Lambro Settentrionale di Olona, gli stessi stakeholder stimolano il gruppo tecnico a lavorare per temi e per tipologie di stakeholder, e qui nascono alcuni gruppi di lavoro, il gruppo di lavoro che si occupa ad esempio della qualità delle acque, in cui succede un passaggio a mio parere straordinario. Gli stessi gestori sono disposti e prendono atto nel dire ok, forse il rispetto dei limiti dettati dal 152 non sono sufficienti per poterci consegnare dei corsi d'acqua che siano in stato di qualità buona, come ci chiede la direttiva acque. La qualità idromorfologica non è adeguata, allora ancora una volta sono gli attori che sono su più territori che dicono ok, proviamo a capire quali sono i tratti di sponda che possono essere riti con un termine che o meglio come si possa intervenire su un fiume, utilizzo un termine inglese perché a mio parere purtroppo è più calzante, con un approccio di river restoration. Allora questo ci porta a un progetto di sottobacino Olona che ha un'ambizione molto più ampia e ha degli strumenti ancora più efficaci, si porta ad avere un progetto di sottobacino che ancora non è completato, che si completerà alla fine dell'anno con una delibera di giunta regionale che ratifica il lavoro una volta che è stato licenziato dal comitato di coordinamento del contratto di Fiume Olona, che è quell'organo al quale siedono tutti i legali rappresentanti, i sindaci di oltre 100 comuni, associazioni, province, città metropolitana, gestori, ATO. Allora, stavo dicendo, questo strumento individua quelli che sono un po' i tratti di corso d'acqua, di sponda, che potrebbero essere restituiti ad una naturalità, cercherà di individuare, e non da solo, non a tavolino nel mio ufficio, ma sui tavoli degli stakeholder, quali sono i metri che di sponda che ragionevolmente dovranno essere rinaturalizzati, quanti sono
i metri quadri di superficie impermeabilizzata che dovranno o potranno essere deimpermeabilizzati. Quali sono i contributi che gli gestori stessi, con i loro miglioramenti agli impianti di depurazione, potranno dare alla qualità delle acque? In tutto questo, sostanzialmente, l'idea è quella di stimolare un cambio di paradigma, che è stato evocato più volte nelle relazioni precedenti, un cambio di approccio. Uno degli strumenti che utilizziamo per stimolare questo cambio di approccio, oltre al lavoro sul campo che richiede sostanzialmente a noi tecnici di uscire dalla comfort zone. Qui faccio la critica per prima, la faccio a noi ingegneri, cioè a volte facciamo fatica a sperimentare soluzioni che sono soluzioni che non sono quelle nazionali, perché quelle su quelle siamo tranquilli, ma l'uscire dalla comfort zone è ormai un'esigenza imprescindibile. Un altro elemento è il cambiare un po' anche la percezione da parte dei cittadini. Ricordo un fatto, anzi un paio di aneddoti molto semplici. Va spiegato il perché i massi ciclopici lungo la sponda non sono la soluzione migliore. Ricordo un sopralluogo con un assessore di un piccolo comune lombardo, che lui, eravamo sulla sponda di un corso d'acqua, una sponda che aveva un po' di erosione, un po' di anche qualche diciamo tronco caduto in acqua, insomma, era un ambiente sostanzialmente naturale. Di fronte, nella sponda opposta, la sponda opposta era competenza di un altro comune, la sponda opposta era stata artificializzata con i massi ciclopici. E questo assessore mi dice: ma guardi ingegnere, vede com'è bella la sponda di là, è bella, pulita, bianca, non ci sono erbacce. Dice: io vorrei che anche la parte sul mio comune fosse così. E a quel punto, con il ragionamento, diciamo, con questo assessore, alla fine del sopralluogo, lui mi dice: ma ci dice grazie, mi avete spiegato che in realtà la nostra sponda è quella molto più efficiente anche per la vita del fiume, perché in entrambi le situazioni non c'era nulla da difendere, c'erano campi sia in sponda destra che in sponda sinistra. E quindi questo passaggio di far comprendere qual è l'importanza e qual è l'esigenza anche del corso d'acqua è un'esigenza fondamentale, che porta anche i cittadini a essere gli stessi promotori e gli stessi motori di una richiesta di un maggiore approccio restituzione del fiume alla propria naturalità, alla propria dinamica. Lo spiegare che il fiume esonda e che quello è il suo lavoro, che il fiume porta i sedimenti da monte a valle e questo non è la battaglia che i sindaci devono fare per contrastare il corso d'acqua è veramente fondamentale. Dicevo, un altro elemento fondamentale è il progetto integrato. Quindi da una parte il progetto strategico d'area vasta che ha però una declinazione concreta. Questa declinazione concreta sta nei progetti integrati che negli ultimi anni, devo dire, con il processo, diciamo, di coinvolgimento diretto e con anche questi stimoli di cambiamento culturale, piano piano ne stiamo vedendo e ne stiamo anche in parte realizzando. Un esempio che porto è questo di due comuni, Pontelambro e Caslino d'Erba. Avevano un'esigenza, la connessione ciclabile.
Ok, partiamo dalla connessione ciclabile e negli incontri sul territorio emerge che ci sono altre esigenze del fiume e nella foto che faceva vedere Giuseppe nella sua presentazione mi ha fatto molto ridere il fatto il fiume è sullo sfondo, ma ci sono priorità, altre priorità. Ed è sembra proprio il racconto, ad esempio, di questo caso, in cui una principale priorità era la connessione ciclabile, che però nel ragionamento e nello sviluppo del progetto stesso, grazie veramente questo al progetto di sottobacino, ma soprattutto al processo, diventa sì connessione ciclabile, ma che si arricchisce della connessione del passaggio della scala di risalita per pesci, si arricchisce dalla rimozione di una briglia. Nella slide qui non ho riportato, ma si arricchisce anche allargando lo sguardo non alla sezione bagnata, ma al bacino fluviale, si arricchisce con l'esigenza di deimpermeabilizzare alcune aree di parcheggio che avrebbero scaricato, che scaricano le acque meteoriche nel fiume. Un altro progetto importantissimo che ha orientato anche fin dall'inizio ed è ha avuto un forte dialogo con il progetto di sottobacino Lambro e che nasce contestualmente anche qui da un'esigenza è Re Lambro. Il progetto Re Lambro si pone come obiettivo quello di costruire la rete ecologica regionale. La rete ecologica regionale viene definita a scala appunto regionale come un buffer attorno ai principali corsi d'acqua. Qui Lambro ha corridoio ecologico ad alta antropizzazione, però un buffer che necessita di essere declinato. Re Lambro avvia il suo percorso dicendo ok, questo grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo, costruiamo un master plan che abbia come obiettivo quello di declinare a livello di una porzione di corso d'acqua, in questo caso fra Sesto, San Giovanni e San Donato, declinare quella che è la rete ecologica, come questa possa o debba essere costruita per funzionare. Ma questo percorso non lo fa a tavolino, lo fa sul campo. Lo fa sul campo, suddividendo poligono per poligono il territorio, in poligoni omogenei, questa fascia di quali erano le esigenze, anche a volte banali. Le recinzioni devono essere recinzioni che sono recinzioni trasparenti alla microfauna per ciascun poligono vengono quindi individuati quali sono le azioni che devono essere fatte perché questo corridoio ecologico ad alta antropizzazione che nella rete ecologica regionale era sulla carta diventi effettivamente funzionante. Questo è qualche numero, ma soprattutto coinvolge direttamente per spiegare cosa serve, cosa vuol dire costruire una rete ecologica. Progetto Re Lambro si incardina però in progetto di sottobacino Lambro e raccoglie, quindi fa un passo ulteriore. Il passaggio ulteriore è passare dalla costruzione della rete ecologica alla definizione del capitale naturale e alla definizione portare a funzionalità reale la rete ecologica come una funzionalità e anche un miglioramento della naturalità del fiume in area urbana. Questo è uno dei passaggi più interessanti di questo progetto, che spiega come
e i cittadini non devono difendersi dal fiume, ma è in qualche modo chi vive lungo il fiume, chi vive sul corso d'acqua, deve in qualche modo imparare a, a conviverci. E quindi dalla connessione ecologica al portare, diciamo, alla realizzazione della connessione ecologica, si arriva a quello che è l'ulteriore upgrade che, sempre all'interno del contratto di Fiume Lambro, stiamo facendo, che è Estensione Parco Lambro. Estensione Parco Lambro è un progetto di riqualificazione integrata che parte dagli indirizzi del progetto di sottobacino Lambro, quindi la restituzione dello spazio al fiume, il contenimento del rischio idraulico, il non trasferire il problema a valle, alla funzionalità ecosistemica che intanto Re Lambro aveva dettagliato, e i due progetti, quindi in realtà è Re Lambro che fa da masterplan e viene diciamo portato avanti, ma a questo punto si arriva a quello che è la costruzione di una scala ampia proposta di riqualificazione integrata. Adesso qui è molto piccolo perché stiamo lavorando su almeno 60 chilometri di fiume, però diciamo l'esito principale di questo percorso è abbiamo la, diciamo, la scala ampia, la scala di bacino che necessariamente, per poter essere di successo, deve avere anche una traduzione operativa. Ed Estensione Parco Lambro fa esattamente questo: traduce e realizza un aspetto, gli aspetti che sono, diciamo, indicati, individuati nella visione d'area vasta del progetto strategico di sottobacino. Cosa fa Estensione Parco Lambro? Individua in una delle aree, che è forse una delle aree più densamente urbanizzate d'Europa, individua quelli che sono gli spazi dove è possibile restituire naturalità al fiume, e su 60 chilometri individua 13 aree significative, che in questa slide ovviamente non riuscite a vedere, ma che vi danno l'idea del lavoro veramente di cesello che oggi è possibile fare in un'area dove il livello di urbanizzazione in alcuni comuni passa il 60% di suolo urbanizzato e impermeabile. Ma non si ferma all'assetto strategico dei 60 chilometri, ma vuole anche arrivare ad una realizzazione. E la realizzazione è, diciamo, è un punto, e vedremo nella slide successiva, la realizzazione si pone alcuni grandi obiettivi, che sono esattamente quelli che restituiscono diciamo, chiudono il cerchio, fanno sì che i cittadini e le istituzioni percepiscano l'efficacia del processo contratti di fiume, che è il ricollegare il fiume al proprio territorio, il restituirlo ai cittadini. Nei primi interventi che abbiamo realizzato in via Rizzoli, i cittadini che sono venuti agli eventi di inaugurazione ci hanno detto: beh, quando l'abbiamo visto degradato, pieno di rifiuti, non credevamo che si potesse avere un ambiente che non sembra un parco urbano. Qui è un ambiente che, se non vedessi i condomini alle mie spalle, che comunque sono abbastanza distanti, sarei in un ambiente naturale, sarei in campagna in qualche modo. Ma in più stimola ovviamente la consapevolezza, e il processo infatti che nasce da Estensione Parco Lambro è, qualche giorno fa, ne stavo parlando con Giuseppe ieri in ufficio da me, mi ha chiesto un incontro un importante imprenditore del Nord Milano, e mi ha detto: guarda, io ho quest'area che è in sponda al fiume, volevo capire con voi che cosa possiamo fare, perché
io ho questa proposta, la proposta erano argini in froldo, l'irrigidimento dell'idromorfologia, e nel dialogo è venuto fuori che spostare l'argine di 30, 50 metri, 60 metri, a lui non cambiava nulla, e in realtà per il fiume cambiava moltissimo, e l'esito di questo incontro è stato però se questa cosa, io ovviamente faccio l'imprenditore, non lo posso sapere, se non viene comunicata, se non si ha questo cambio, se non è noto queste possibilità, anche gli imprenditori più illuminati non riescono a metterle in pratica. E questo è l'intervento concreto che, come vedete, realizza delle azioni che fino adesso, forse in ambito urbano, sicuramente in area metropolitana milanese, non sono mai state realizzate. Verranno rimosse le difese spondali, verrà ricreata l'area dolenale e verrà vegetata con idonea vegetazione spondale la fascia di paglia, con attenzione anche a specie arbustive che possano essere di contributo a quelli che sono gli insetti impollinatori. In tutto questo con un gruppo di lavoro che è costituito da ERSAF, da Comune di Milano, da AIPO e da Regione Lombardia, con il continuo raccordo con tutti gli attori del territorio e con i cittadini, con i municipi. Questo perché è importantissimo arrivare alla costruzione del progetto dal punto di vista amministrativo, in questo caso arrivare alla conferenza dei servizi con un percorso che è già condiviso. La conferenza dei servizi, in questo caso sarà a settembre, dovrà essere quello che è un passaggio formale, ma non un passaggio in cui gli enti arrivano allo scontro, perché avere il percorso condiviso ci consente di avere un percorso di successo. Io mi fermerei qua, spero di non essere stato troppo lungo. No, grazie. No, sei stato bravissimo, Dario. Grazie. Io passerei subito alle domande, che ne sono arrivate molte. Tra tutte partirei da una domanda di Giancarlo Chiavasso di Legambiente Campania, perché mi pare quella più di taglio proprio strategico e che coglie molte, insomma, invita ad avere qualche riscontro su molte cose che tutti voi tre relatori avete detto. Fondamentalmente Giancarlo nel suo commento dice come appunto in un buon approccio alla gestione, alla programmazione, alla progettazione ci deve essere, come dire, una progressiva una struttura ordinata e gerarchica di approccio, che si parte dalle politiche, i piani, poi i programmi, fino ad arrivare al dettaglio del progetto. Invece quello che noi tante volte vediamo succedere è che c'è un approccio emergenziale per cui si parte dal progetto, che è molte volte, come già ci ha detto anche Dario, un riflesso condizionato dato dalle prassi accumulate in decenni e tante volte sganciato da una pianificazione, una visione più ampia, e che quindi non si riesce a fare questo cambiamento, e che tra l'altro l'approccio ad esempio adesso del PNR, ma in parte anche come quello che era di Italia Sicura, cioè del fare subito e presto, chiaramente non crea le condizioni per i cambi di rotta. E infatti tu anche, Dario, parlavi prima come c'è un'esigenza da parte dei tecnici, dei politici, della cittadinanza di digerire, di elaborare un cambio di paradigma e di uscire da un comfort zone, e tutto questo richiede tempo. E quindi appunto
Come? Cioè, ad esempio anche tu, Dario, il processo, ad esempio, hai parlato dall'esempio che hai portato qui sull'Ambro. Se partiti dal piano di sottobacino 2004 che prevedeva fare argini in froldo con la T200 lungo 60 km di fiume, ci sei messo 18 anni per arrivare a questo nuovo cambio di atteggiamento, a questo cambio di approccio progettuale. E ancora le cose richiedono tempo. Quindi come riuscire con da una parte chi ti dice fammi subito il progetto, deve essere cantierato e realizzato in un anno, e invece i tempi necessari a maturare dei cambi di approcci paradigma. Concordo. Hai il microfono? Ah, ok. Concordo. È una preoccupazione che io ho, che PNRR è un'occasione straordinaria, ma è un rischio altrettanto straordinario. Come è una domanda molto difficile a cui rispondere ed è una battaglia che facciamo tutti i giorni. Uno degli esperimenti che mi sembra di maggior successo è affiancare a una progettazione strategica anche una realizzazione. Ho sorvolato perché avevo paura di sforare nei tempi, ma in Rellambro la scommessa vincente del progetto Rellambro rispetto ai progetti che hanno sviluppato degli assetti strategici è stato quello di affiancare sempre una realizzazione. Il progetto Rellambro, finanziato da Fondazione Cariplo, sviluppa il masterplan e subito 2 anni dopo però prende Fondazione Cariplo, crede in questo progetto e il Rellambro 2 realizza già subito una piccola area riqualificata lungo il corso d'acqua che ha sia la funzione di rete ecologica ma anche di river restoration. Questo parallelismo fra il progetto, l'assetto strategico e la realizzazione del progetto strategico, subito, è uno, secondo me, degli elementi che permettono di far capire, e lo vediamo, io adesso non ho fatto tutta la genesi, ma è da Rellambro, dal fatto che ha avuto queste piccole realizzazioni, stiamo parlando di un'area veramente di 400-500 metri quadri recuperata, che Regione a quel punto ha detto ok, però provate ad andare avanti, e ha stanziato i fondi del primo piano del post-Covid con EPL, dicendo vabbè, se ci siete riusciti lì vuol dire che ci possiamo riuscire a sperimentare un cambio di paradigma. La pianificazione piramidale a mio parere non funziona. Funziona la sovrapposizione, il mettere su una stessa tavola temi che sono su tavoli diversi. La qualità delle acque, la difesa idraulica e la funzionalità ecosistemica delle sponde sono sempre su tavoli diversi. Allora, portarli sullo stesso, sulla stessa anche tavola fisica e far sì che i progetti debbano confrontarsi con questa tavola, forse fa sì che vengano migliorati. Non so se sono riuscito a rispondere con efficacia. Certo. Massimo, vuoi aggiungere qualcosa? Massimo Bastiani? Ma sì, essenzialmente che questo tipo di modalità di intervenire fa parte di una mentalità specifica che io definisco un po' scientista, a un certo punto della nostra storia abbiamo pensato, dice, la scienza crea problemi con le tecniche, poi la scienza risolve problemi, quindi non ce ne preoccupiamo. Invece questa logica qui ha portato a una dimensione sbagliata dell'intervenire, cioè un problema, una soluzione. Cioè questo è il nodo. Noi pensiamo sempre e sempre di più anche con la gestione dei nuovi fondi che per risolvere quel problema ci sia quella soluzione, invece per risolvere quel problema ci sono decine di soluzioni, probabilmente che funzionano meglio anche di quell'unica soluzione. Abbiamo scoperto per esempio che gestire
le arginature, che far diventare i fiumi canali, alla fine poi non funzionava così bene, non era così giusto e non dava i risultati che immaginavano all'inizio facendo questo, anche perché questa cultura scientista non è la cultura storica, per dire, dei veneziani, no? I veneziani che sono diventati famosi maestri di idraulica provavano una soluzione, provavano un'altra, vedevano quale funzionava meglio e poi aggiustavano nel tempo un po' il tiro. Ora però noi invece siamo sicuri che per quel problema ci sia quella soluzione, non è così. Altro ragionamento riguarda un altro mito falso, a mio avviso, è quello che attraverso la partecipazione o l'impostazione di progetti locali si perda tempo. Allora andatevi a guardare le grandi infrastrutture bloccate da 10 anni, 15 anni, 20 anni, per non fare nomi e cognomi, pensate alle aree di laminazione della Piave. Cioè, il primo progetto è del 1972, ma si è fermato perché? Si è fermato perché c'era la partecipazione? Assolutamente no, non sono quelli i nodi, quindi anche questo è un falso mito. Io credo che invece proprio la condivisione delle decisioni a scala locale, il testare più soluzioni per un singolo problema, potrebbe essere una strada per uscire da questo meccanismo, almeno che l'obiettivo nostro è solo spendere soldi e far girare l'economia. Allora in quel caso il PIL cresce anche se diamo fuoco ai boschi. Ti ringrazio. Volevo tornare adesso a Dario, perché ci sono un paio di domande che, insomma, l'esperienza dei contratti di fiume, dire Lombardi e dire Lambro ha sollevato interesse. Io ti metto insieme due domande. Uno, uno studente, Giovanni Brundu, che dice cioè, che vuole sapere il... Cioè, per Relambro lui era interessato a capire fondamentalmente quanto la parte di partecipazione, di coinvolgimento, di discussione con gli stakeholder, quante risorse abbia assorbito e quindi quanto costi, quanto ci sia investito in termini di tempo e di costi. E poi anche vuole sapere poi in questo tipo di come dire, processo partecipativo, se sono emersi e quali tipo di come dire, di conflitti sono emersi. E se questi conflitti, appunto, come l'esempio che facevi sulla scogliera, quanti di questi conflitti sono reali e quanti invece sono dovuti a una cattiva informazione, una cattiva conoscenza, ma una mal comprensione delle problematiche in gioco. Ecco. Allora, Relambro, l'importanza del processo di partecipazione in Relambro, ma del coinvolgimento, è elevatissima, cioè è il 50-70% forse del successo del progetto, perché è chiaro che il costruire il dettaglio della rete ecologica, anche andando sul campo, anche percorrendo i 30 chilometri di fiume, se l'avessimo fatto solo noi tecnici, tutto sommato eravamo in grado di farlo anche abbastanza velocemente. Il problema è che si sarebbe costruito un progetto senza anima. L'andare sul campo in un'area dove era presente un livello di degrado, vi lascio immaginare, siamo alla periferia nord-est di Milano, in un'area dove sostanzialmente è un quartiere senza negozi, in cui c'è quest'area che è poco sotto lo snodo di Cascina Gobba, dove passa la ferrovia, passa la metropolitana, cioè la tangenziale est ha degli svincoli che sono mostruosi.
c'è questo corso d'acqua che insomma rimane lì, questa fascia di territorio abbandonata era completamente dedicata ad usi impropri, che non sono il piccolo orto abusivo del, diciamo, dell'anziano, che hanno una sua, che hanno una loro comunque insomma, funzione, erano, cioè, per poter avviare il percorso di recupero lì è stato necessario coinvolgere tutti i, diciamo, i municipi, i comitati di quartiere e far capire che rimuovere quel degrado, eliminare quegli orti, voleva dire anche eliminare tutta quella parte di usi impropri che non erano, diciamo, che non erano semplicemente la coltivazione, ma erano discoteche abusive, spaccio, riciclaggio, cioè veramente un intervento che è partito dalla rete ecologica e ha avuto una grossissima componente anche sociale. Quindi questa parte qui è una parte che è stata fondamentale. Il progetto in sé, l'avvio, la costruzione del master plan è costata solo 140.000 euro. Dopodiché si è trascinato dietro però tutta una serie di investimenti ulteriori che il comune stesso ha detto ok, però per proseguiamo in questo percorso, visto che state costruendo, diciamo, le condizioni per poter restituire alla cittadinanza questo, questa porzione di corso d'acqua. Però ho perso l'altra domanda, Giuliano, l'altro pezzo di domanda, perché era uno quanto è stata importante e fondamentale. Quindi questo è chiaro, cioè, a quale tipo di conflitti vi siete trovati davanti e in quale misura questi conflitti, come l'esempio che portavi della scogliera, sono legati non a una vera conflittualità, ma a una non comprensione. Allora, i conflitti sono conflitti reali. Certo, i conflitti sono conflitti reali. Pensate, è un'area dove vi è una centralina idroelettrica. Allora, è chiaro che la rimozione della briglia lì non è pensabile. La centralina idroelettrica è legittimamente autorizzata. L'altro conflitto, altri conflitti invece sono conflitti legati alla non conoscenza. Qualcuno ha detto qui l'ambro esce, qui l'ambro esonda, non avete fatto un buon lavoro. Allora lì veramente è necessario far passare il messaggio che il corso d'acqua fa il suo lavoro ad uscire. La domanda che scatta subito è, scusate, sì, esce, ma arriva alle case? No, no, non arriva alle case, si ferma in quest'area che però è diventata un parco che avete ripulito, che avete piantumato. Ho detto, ok, ma allora se il fatto che lì esca non dà fastidio a nessuno. È chiaro che c'è da fare un passaggio di consapevolezza nella popolazione nel dire ok, quando però il fiume è in piena non si va sulla sponda, non si va sul ponte che scavalca il Lambro. Questo ovviamente va spiegato, ma non è un errore di progettazione il fatto che lì l'acqua esca, e questo è uno dei problemi che sono emersi. Un altro problema emerso è l'attenzione alle colonie locali, animali. E allora i gatti, i ricci. A quel punto è certo che non si procede alla rimozione delle baracche quando il faunista ci dice no, questo non è il momento corretto. Allora va spiegato che si procederà con attenzione, a mano e non con una ruspa, proprio per porre attenzione a quella che è la colonia di ricci. L'altra attenzione sociale è gli anziani che coltivavano il loro pezzettino di terra in maniera ovviamente non abusiva, anche con rischi, se vogliamo, per la salute. Il comune ha avviato un percorso molto importante di restituzione successiva di un orto che sarà un orto urbano, un orto che ha le caratteristiche però di pulizia, di decoro che sono proprie degli orti in aree urbane. E questo era un conflitto che, diciamo, con la fiducia e con il rispetto anche da parte del comune dei tempi, a parte nostro, del gruppo di lavoro, di
proseguimento delle attività, per dire ok, abbiamo detto che vi restituiremo gli orti e gli orti ve li stiamo restituendo con una fatica incredibile, ma mantenendo il punto. Quindi sicuramente conflitti reali e conflitti anche che vanno spiegati. Sui conflitti reali si deve lavorare. Lavoreremo adesso con Serravalle, lavoreremo adesso con SNAM per capire quanto con loro si può collaborare per superare, per il rispetto delle reciproche esigenze. Ti ringrazio, Dario. Volevo ora passare a Massimo Bastiani, perché ci sono alcune domande proprio di tipo, direi, metodologico, di approccio, di come funzionano, di come vengono condotti i contratti di fiume. Ad esempio, proprio Lorenzo Liberatore proprio voleva chiedere, nell'ambito dei contratti di fiume, come avviene concretamente il coinvolgimento dei cittadini, visto che appunto si parla di affrontare questioni tecniche e i cittadini che invece hanno o non hanno formazioni specifiche o comunque hanno professionalità molto differenziate. E un'altra domanda che un pochino si affianca a questa è c'era un pochino l'idea, una persona che sta seguendo aveva un po' un'idea che i contratti di fiume nascessero per affrontare il problema delle alluvioni e del dissesto idrogeologico. E quindi si chiedeva invece, forse anche un po' avendo sentito le cose che abbiamo detto, in che modo, cioè qual è l'ambito d'azione complessivo dei contratti di fiume? Ad esempio, stiamo vivendo questa pesante crisi idrica. Riescono i contratti di fiume ad agire anche su questo tipo di problematiche? Sì. Massimo, ecco. Sì, grazie. Allora, rispetto alla prima domanda, io ponevo al centro di qualsiasi processo partecipativo la diagnostica partecipativa, cioè la capacità di rendere coerenti tra di loro i diversi linguaggi, anche le diverse visioni. Questo vuol dire, per esempio, che c'è il fiume dei canoisti, c'è il fiume degli ingegneri idraulici, c'è il fiume di quello che lo vede da lontano nel paesaggio, eccetera. È chiaro che ognuna di queste visioni ha principalmente un suo linguaggio e quindi c'è la difficoltà di far parlare insieme linguaggi diversi. Questo è un fatto evidente, però quando c'è un interesse comune, cioè quando si lavora sulla salvaguardia, la tutela, la valorizzazione di quello che viene riconosciuto un valore comune, questi linguaggi magicamente, io una volta ho scritto, le tribù si parlano, perché di tribù si parla, sono veramente in molti casi delle tribù che hanno loro consuetudini e linguaggi molto particolari. Ecco, l'obiettivo del contratto di fiume è farli parlare. Perché li fai parlare? Li fai parlare principalmente per una ragione, perché come dicevo prima, a quel singolo problema, che può essere il dissesto idrogeologico, che può essere l'inquinamento dell'acqua, che può essere la perdita di naturalità di un tratto di fiume, che può essere insomma la desertificazione che avanza, per tutti questi problemi qui le varie tribù possono portare delle soluzioni. Perché? Perché lo diceva giustamente Dario prima, no? Dice, quando ci siamo trovati a intervenire ci siamo resi conto che non bastava fare la rete ecologica, ma poi abbiamo reso permeabili le sponde, abbiamo fatto tutta una serie di interventi che in qualche modo andavano ad abbracciare competenze e soggetti e interessi anche diversi. Quindi io credo che il contratto di fiume riesce a trovare questo tipo di accordo, di armonizzazione tra i diversi soggetti proprio perché se ne riconosce un interesse comune. Ora, sono ancora i fiumi un interesse comune? Cioè, come si esce dal fatto che il fiume
Per me è un interesse solo se mi arriva l'acqua dentro casa, che poi a volte non è perché è per colpa del fiume, ma della microidraulica urbana magari che non funziona. Quindi perché io mi accorgo del fiume quando me lo trovo dentro casa e mi accorgo del fiume quando vedo che l'acqua, come si diceva del Seveso, una volta l'acqua che era diventata con ruggine, no? Lo scriveva anche un famoso scrittore. E perché me ne accorgo solo in quel momento? Allora io credo che tutti quelli che sono anche gli indirizzi della politica europea, ma la stessa direttiva quadro acque, si basa su questo principio, cioè sul principio che l'acqua in generale è un valore riconosciuto dalle comunità, l'acqua nelle sue diverse forme, perché l'acqua è essenziale per la nostra vita. Perché l'80% delle attività agricole senza un flusso d'acqua costante muore, quindi vuol dire che non c'è più cibo. È un argomento del quale non possiamo renderci conto solo in momenti di crisi estrema. La desertificazione e la carenza idrica. Guardate, io mi sono trovato con Enea a fare dei progetti, proprio un progetto europeo sulla desertificazione a metà anni 90. Allora l'unica variazione è che a quell'epoca lì si pensava che fosse un problema del sud essenzialmente, cioè c'era la convinzione, noi studiavamo in realtà la desertificazione in Sardegna, in Sicilia, principalmente in Basilicata, e non ci accorgevamo che il problema era un problema, invece solo parzialmente ci accorgevamo che era un problema nazionale. Come si risolve anche qui? Perché i contratti di fiume possono trovare delle soluzioni? Vi porto l'esempio di Licata, non dico nulla di stravolgente, è stato scritto un libro dall'Enea sul caso di Licata. Beh, a Licata c'erano forti interessi che volevano che si costruisse per risolvere i problemi appunto legati alla carenza idrica, desertificazione e quant'altro, una grande diga. E questa diga però tra l'altro non riuscivano a costruirla, quindi grandi problemi, non riuscivano a sbloccare la grande diga perché non ce la faceva e in più nessun'altra soluzione. Noi abbiamo fatto uno studio e abbiamo dimostrato che con tutto un sistema di recupero delle acque, di piccoli invasi a caduta e quant'altro, riuscivamo a portare lo stesso, non noi nel senso studiato dall'Enea, quindi non è una cosa, è stata pubblicata questa ricerca, si riusciva a produrre a mantenere la stessa quantità d'acqua senza distruggere un territorio, e però rendendo proattivi gli agricoltori, le comunità, eccetera. Qual è la strada? Ripeto, il punto è un problema, una soluzione? C'ho poca acqua, faccio la diga? Beh, se questo è l'unico problema, cioè, se l'unica soluzione, ce ne sono tante. Ora, è chiaro che per rispondere, finire di rispondere alla seconda domanda, è chiaro che i contratti di fiume si occupano di questo, cioè uniscono una figura tecnico-giuridica che è il contratto, quindi la necessità di un accordo che poi però si realizzi e si mantenga, no? Prima di fare il contratto, cioè come i contratti matrimoniali, prima ci si fidanza, si discute, eccetera. Poi, però, quando si è deciso, ci si deve comportare di conseguenza. Quindi il contratto, una volta che si è arrivati a definirlo, deve essere un impegno per tutte le parti, però l'oggetto del contratto è un oggetto naturale, è una componente ambientale fondamentale, che può essere un fiume, una laguna, un'area umida. Perché i cinesi fanno le sponge cities, cioè fanno le aree umide apposta come filtri delle aree urbane e noi le facciamo sparire? Abbiamo paura di censirle in agricoltura. Cioè, questo è il nodo. Allora, come vogliamo affrontare le cose? Il nodo è lì. I contratti di fiume, guardate, non sono né una liturgia né un piano miracoloso. I contratti di fiume sono uno strumento di semplificazione. Possono semplificare l'attivazione di questi processi. Possono essere, lo dicevo prima, un attivatore e un attuatore di questi processi. Ci interessa seguirli?
se pensiamo che si risolva tutto in quell'altra maniera lì, i contratti di fiume non ci servono. Grazie. Volevo tornare adesso all'esperienza specifica del Lambro, perché Matteo Magnarelli ci chiede, Dario ti chiede di fatto, cioè, che tipo di relazione c'è tra il piano di sottobacino che è stato, diciamo, l'ultimo frutto dell'elaborazione e l'originario contratto di fiume, ovvero sia, cioè, tu mettevi in evidenza come questo piano di sottobacino è stato l'occasione per affrontare insieme una serie di temi che di fatto stanno su tavoli diversi. E dice, ma non poteva già essere il contratto di fiume lo strumento per fare esattamente questa identica cosa? Cioè, quindi in che relazione stanno queste due esperienze? Io ringrazio il collega della domanda e mi scuso perché evidentemente non mi sono spiegato bene, mi sono spiegato male. Sì, cioè, allora, il contratto di fiume sostanzialmente individua, allora, il progetto strategico di sottobacino è lo strumento che ci permette di passare da un elenco della spesa di progetti a un progetto di territorio. Perché originariamente in Regione Lombardia, ma in molti altri posti d'Italia, avevamo il contratto di fiume, che era un po' il contratto, l'accordo che definisce i grandi principi e non può necessariamente arrivare a definire in maniera più coerente, diciamo, quelle che sono le sinergie necessarie. Dall'altra parte avevamo il programma delle azioni, che è la parte operativa, quindi i principi e l'elenco delle azioni. Questo porta a un rischio, porta al rischio di avere la lista della spesa con soluzioni locali che possono essere anche ottime, ma che non tengono conto del fatto che il fiume è un sistema, non tengono conto magari che si sta lavorando su un bacino. Il progetto strategico di sottobacino prende i principi del contratto di fiume e li declina in obiettivi lavorando alla scala di bacino. Questo è un po' il flusso, cioè è quell'elemento di intermedio che ci permette di far sì che il programma delle azioni, quindi le singole azioni, siano azioni che non sono azioni che risolvono un progetto locale o un problema locale, ma sono azioni che contribuiscono a un sistema che è il sistema bacino. Per cui è fondamentale avere questo elemento di mezzo. Questo elemento di mezzo, che si può chiamare progetto strategico di sottobacino, perché nella normativa regionale lombarda è stato chiamato così, ma che può anche essere qualsiasi altra cosa, purché ci sia un qualche cosa che permette di passare dal singolo progetto al progetto di sistema. Non so se ho chiarito al collega. Dimmi, sì, sì, chiarissimo. Ti devo dire, hai chiarito anche a me la cosa. Ti ringrazio. Io mi avvierei a questo punto verso la fine con un ultimo paio di domande per Massimo Bastiani. La prima domanda è da parte di Mario Perrotta, che intanto esprime grande apprezzamento per il tuo intervento. E lui faceva una considerazione partendo appunto dall'assunto come di fatto il reticolo idrografico è un pochino la cartina al tornasole, cioè sul reticolo idrografico poi si vedono gli esiti di tutti i processi che avvengono a scala di territorio e di paesaggio. E quindi lui si domandava, beh, ma allora perché l'approccio dei contratti di fiume non lo estendiamo a, come dire, a tutte le trasformazioni del territorio e non solamente alla gestione dei fiumi? E poi diceva anche, ma visto che è così importante questo tipo di approccio, perché non si supera la volontarietà e ne facciamo qualcosa di obbligatorio? Sì, grazie anche di questa domanda. Sì, l'acqua non mente, nel senso che è vero, cioè quello che
succede in un territorio ha il suo riverbero nell'acqua, quindi l'acqua non mente, si vede chiaramente come è gestito, come può essere gestito un territorio nella sua interezza. È chiaro quindi che le pratiche concertative che riescono a coinvolgere nelle decisioni più soggetti possono essere estese, quindi a porzioni anche ampie di territorio. Dicevo prima sul discorso della direttiva della 2060, la base secondo me di quella direttiva è proprio quella, cioè che una politica soltanto vincolistica e impositiva non può da sola, non si è dimostrata da sola sufficiente per poter affrontare e risolvere problematiche ampie. Ampie e complesse. La complessità, un conto sono le cose difficili e complicate, un conto è la complessità. Ecco, prendere atto che questi processi sono complessi già è una parte della soluzione, perché nel momento in cui io riesco a allargare anche la scala delle problematiche, da una parte forse sembra che mi complichi la vita, dall'altra invece mi faccio le domande giuste forse per trovare delle soluzioni. La volontarietà, il problema della volontarietà o dell'obbligatorietà, è giustamente la domanda è, su questo è corretta, nel senso che noi anche nel tavolo nazionale abbiamo discusso allo sfinimento anche sul fatto che l'articolo 68 fosse questa volontarietà che c'è all'inizio, ci fosse o non ci fosse. Però poi alla fine è un approccio anche, come dire, culturale quello della volontarietà. Allora, i vincoli ci sono obblighi, ci sono doveri, quindi già sappiamo un quadro legislativo vincolistico che mantiene appunto le cose essenziali, ce l'abbiamo. Per il resto io credo che la volontarietà sia da privilegiare. Perché? Perché in realtà fin dalla cultura medievale dell'acqua, c'era in tutte le città, c'era un sovrastante alle acque che molto spesso non era della stessa città ma veniva preso da fuori, perché così non aveva interessi locali, era esterno alle dinamiche locali. Però c'era questa cultura di responsabilizzazione delle persone rispetto all'acqua. Quando negli statuti medievali si descrive un fiume, si descrive come un passaggio che va dal campo di secco fino al terreno di un'altra persona. Perché? Perché si riporta proprio alla responsabilità di quelle persone. Anche la manutenzione delle strade nel Medioevo era la strada davanti a casa tua, era tua responsabilità, il resto era quello che veniva fatto dal comune. Cioè io credo in qualche modo quindi che la cultura della responsabilità, che è radicata in qualche modo in Italia proprio negli statuti, nella cultura anche che viene dal Medioevo, è stata soppiantata da quella del vincolo. Cioè io non sono più responsabile perché tanto c'è il vincolo. Cioè io non butto la spazzatura perché sono nel fiume come se fosse una discarica, perché sono responsabile, ma perché sono ripreso dalle telecamere e c'è un vincolo. Cioè il riprendere in mano la cultura della responsabilità può sembrare più complesso, però di fatto è una soluzione nel momento in cui ci si riesce più duratura. Questo è il nodo. Il vincolo di per sé non è garanzia di successo di quella politica. Noi siamo un paese molto vincolistico rispetto per esempio alla Germania, eccetera. Però poi, a differenza di questi stati di cultura protestante, noi applichiamo il perdono. Cioè, altra cosa che ci differenzia. Cioè nel senso, io ti do tanti vincoli, ma poi se non li mantieni ti perdono. La cultura protestante rispetto a quella cattolica non ha il perdono. Cioè nel momento in cui tu sbagli sei condannato. Questo è il punto.
Ti ringrazio, molto chiara. C'è un'ultima domanda. E c'era, diciamo, Laura Leone, la nostra presidente, che diceva, rispetto sempre agganciandosi a quell'esempio che ci riportava Dario Chian della difesa spondale, e diceva come, e lei faceva questa riflessione, ovvero come questo tipo di proposte di soluzione che arrivano, appunto, in qualche modo sono il portato, il sedimentato di una serie di elaborazioni, appunto, abbiamo detto, un po' un riflesso condizionato, e per far fronte alle quali poi chiaramente ci vuole da parte di chi in qualche modo conduce il processo una forte cultura tecnica, una forte appunto, capacità di approfondimento e, come nell'esperienza di Dario, la capacità di entrare nel merito delle discussioni e di quindi di essere capace di far capire un cambio di atteggiamento. A noi come CIRF, ad esempio, non poche volte siamo stati invitati a partecipare in vari ruoli, in varie situazioni, in processi di contratti di fiume nei quali nelle bozze o nei piani d'azione ci trovi di tutto e di più, ci trovi che ti dicono, ti parlano di riqualificazione fluviale e subito l'azione, subito dopo nell'elenco è portiamo via sedimenti dal fiume perché senza la capacità di comprendere quanto poi queste cose possono essere assolutamente contrastanti e divergenti e non, quindi non c'è la capacità di fare sintesi, forse proprio perché manca anche la conoscenza tecnica. Secondo me il processo e il coinvolgimento, e torno alla domanda di prima, quanto il percorso di condivisione, di partecipazione ha contribuito al successo. Il percorso di spiegazione di quello che è, che ruolo ha la scogliera, perché lì non serve, perché in altri punti serve, secondo me è fondamentale, perché a quel punto sono i cittadini stessi che diventano loro i promotori del cambiamento. Dal punto di vista dalla parte tecnica, però anche i tecnici devono fare uno sforzo dal mio punto di vista, devono fare lo sforzo di immaginare soluzioni alternative. Grazie Dario. Massimo, un'ultimissima domanda perché siamo veramente fuori, ma siccome l'ha scritta due volte Maria Italia Francolino mi sembra poco rispettoso non farla. Dice che quanto i contratti di fiume possono trovare le loro basi nella formulazione e applicazione del bilancio ambientale da parte di enti locali e se sei a conoscenza di buone pratiche in tal senso. Ti chiederei una risposta sintetica, così poi chiudiamo per tutti. Beh, è chiaro che tutti quegli strumenti da parte delle pubbliche amministrazioni che possono in qualche modo favorire questo processo proprio di apprendimento, di conoscenza di quelle che sono le problematiche da affrontare in termini appunto di complessità, secondo me sono assolutamente utili. Da capire è come appunto un bilancio ambientale poi viene prodotto all'interno di un'amministrazione. Diventano anche importanti, qui sarebbe un po' lungo, però insomma diventano anche importanti le modalità attraverso le quali poi si intende svilupparlo. Perfetto, grazie. Allora io ringrazio Dario Chian e Massimo Bastiani per la pazienza, per la disponibilità e per le tante informazioni utili che ci hanno dato. Era l'ultimo appuntamento per quest'anno. Ringrazio nuovamente la professoressa Papa e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno e i suoi studenti che hanno seguito
anche oggi a corso finito e ad esame dato questo nostro webinar. Ovviamente, se siete d'accordo con quello che fa il CIRF, potete anche iscrivervi all'associazione, a noi fa comodo e credo che faccia comodo ai fiumi. Buonasera a tutti e arrivederci. Grazie, grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie. Ciao Dario, ciao Massimo.